Ciao a tutti, in questo video vi porto al Ritz-Carlton di Osaka. Quella che vedete qui è la stazione di Osaka, scegliete l'uscita centrale, venite da questa parte e andate verso destra. Vi do un attimo un punto di riferimento, che è l'hotel Hilton, che si trova qui all'angolo. Là dietro invece, un po' in lontananza, c'è l'Umeda Sky Building, celebre edificio molto carino di cui vi parlo tra poco. Quindi, stazione di Osaka, Hilton Hotel qui all'angolo, andate da questa parte. Quindi procediamo insieme, sempre diritti di qua, veramente ci si arriva in pochi istanti, pochi minuti a piedi, e ovviamente ci sono anche altre uscite per questo hotel, principalmente da sotto, diciamo. Adesso vi ho fatto vedere questa uscita qua, tanto più che altro per farvi vedere come sono i dintorni dell'hotel e tutto quanto. Qui, come dicevo, l'Hilton con Hilton Plaza, tra l'altro c'è un altro Hilton Plaza qui davanti, sono due edifici, quindi ricordatevi questa cosa anche per evitare di sbagliare magari la direzione. Laggiù vedete quell'affascinante edificio con quelle due torri con dei vari riflessi, è molto bello, l'Umeda Sky Building, come dicevo prima, in cui è possibile salire anche all'ultimo piano per vedere la fantastica vista della città. La stazione di Osaka, qui nella zona nord della città, molto comoda per partire alla scoperta delle varie zone del Giappone, in particolare da qui si arriva in solo 30 minuti a Kyoto. E poi ovviamente anche, non lo so, ai Meiji, Kobe, poi si può andare anche a Hiroshima partendo da un'altra stazione poco più a nord di qua, e ovviamente tornare a Tokyo, insomma una buona posizione. Ovviamente, come spesso accade, ci sono varie esigenze, no? Quindi voi non è detto che vi possiate trovare bene qui nella zona di Umeda o male, non è detto. Per saperne di più, ovviamente vi invito a venire a visitare il mio sito www.marcotagni.it, in cui vi dico alcune informazioni proprio per decidere al meglio se dormire qua, dormire nella zona di Dotonbori-Namba, che è la zona più a sud della città di Osaka, oppure se magari vi conviene di più dormire a Kyoto, eccetera eccetera. Ovviamente in questo video non posso dilungarmi tantissimo per parlarvi di queste cose, perché altrimenti diventerebbe un video veramente infinito. E ho fatto appunto degli articoli sul mio sito in cui vi do diverse indicazioni. Intanto vi faccio vedere qua un po' di varie cose. La zona di Umeda, dove mi trovo in questo momento, che è la zona appunto a nord della città di Osaka, è un filo dispersiva, secondo me. Cioè non è la classica parte impattante come può essere quella di Dotonbori e Namba, le zone più visivamente affascinanti della città di Osaka. Perché qui appunto, come vedete, è tutto abbastanza, no? Grattacieli, varie cose, anche se vogliamo un po' elegantina rispetto alla zona di Namba. C'è da dire che però questa è la stazione, adesso noi andremo da questa parte, questa è la stazione, e da questa parte in pochi minuti a piedi si arriva nella zona di Kitashinchi, una zona un po' snobbata, diciamo così, dai turisti, ma proprio per questo, diciamo, affascinante veramente. Quindi quando voi la sera uscirete e fate un giro qui ad Osaka, andate sia nella zona di Kitashinchi, molto affascinante qui vicina, sia nella zona di Namba e Dotonbori. Vi do un attimo ancora questo punto di riferimento: stazione qui davanti, Hilton Plaza, quella parte dove c'è l'Hilton, qui c'è la parte ovest dell'Hilton Plaza, west, c'è questo sentiero, percorso, diciamo, in salita, che porta direttamente al Ritz-Carlton. Andiamo insieme da questa parte, vedrete che si trova veramente a pochi istanti dalla stazione, perché vedete, ci ho messo quanto per arrivare, questione di veramente neanche 5 minuti, e come dicevo però ci sono anche delle uscite sotterranee che vi portano direttamente all'hotel. Scusate il vento che è spesso presente qui in mezzo ai grattacieli. Andiamo da questa parte, insomma, vi dicevo che, mi ripeto forse, ma zona qui di Umeda un pochino dispersiva, tranquilla, a parte la zona di Kitashinchi che è molto attiva, e poi c'è la zona appunto di Namba e Dotonbori più a sud, un pochino più movimentata, anzi forse molto più movimentata.
Ritz-Carlton di Osaka si trova qua, ovviamente all'interno, sia nella classica oasi, diciamo così, del Ritz-Carlton, quindi eleganza, tranquillità, lusso. All'esterno, qui come vedete, siamo in mezzo ai grattacieli. Si contrappone un pochino, secondo me, al Ritz-Carlton di Kyoto, che si trova lungo la sponda del fiume e in una cornice veramente affascinante. Se dovessi scegliere se stare qui o se stare al Ritz-Carlton di Kyoto, che non si trova poi a molta distanza da qua, e diciamo che prendendo i vari treni, i vari mezzi, più o meno a un'ora da qua in totale, perché bisogna arrivare da questo Ritz-Carlton alla stazione di Kyoto, poi dalla stazione di Kyoto andare su verso la zona del Ritz-Carlton di Kyoto, diciamo che se dovessi scegliere valuterei un po' in base a quello che state cercando, cioè se vi piace lo shopping, vi piace la città, vi piacciono i ristoranti, vi piace girare un po', vi piace avere un hotel vicino alla stazione, scegliete questa sistemazione Ritz-Carlton. Se volete invece scegliere comunque un Ritz-Carlton con tutti i comfort, l'eleganza e il lusso, ma volete stare in una zona più tranquilla e non vi interessa più di tanto muovervi con estrema facilità e trovare subito appena uscite dall'hotel un sacco di cose, andate al Ritz-Carlton di Kyoto, che vedete sul mio sito www.marcotagni.it e in un altro mio video, così nell'altro video insomma riuscite a capire la zona in cui si trova appunto il Ritz-Carlton di Kyoto. Vedete, è molto facile, sto andando a questa parte, davvero semplicissimo arrivarci. Poi chiaro, queste mie cose che sto dicendo sono delle mie opinioni, quello dipenderà un po' da voi decidere dove prenotare, cosa prenotare, quanto stare, potreste fare anche un po' e un po', questo ovviamente è una vostra scelta molto personale, cioè non c'è non c'è una cosa precisa che valga sempre per tutti e che sia sempre l'ideale. Andiamo di qua, così avete visto un attimo la zona dove ci troviamo, ricorda forse vagamente anche il centro di Hong Kong, il center, me l'ha ricordato un po' Emporio Armani che era lì, che è un po' come Hong Kong, c'è Emporio Armani proprio in centro e con una cornice molto simile a questa che vediamo qui in questo momento ad Osaka. Ancora due passi ed eccoci qui. Ritz-Carlton di Osaka. Ovviamente come sempre ci sono vari ingressi, questo non è il principale, ce ne sono diversi. E che altro aggiungere, non c'è moltissimo da dire. Ovviamente poi sul mio sito, oltre a darvi tutte le varie indicazioni sulla zona in cui consiglio di dormire eccetera, trovate anche le mie mappe, molto importanti, perché poi quando voi uscite dall'hotel riuscite subito a giostrarvi e a capire da che parte andare, cosa vedere qui vicino e tutto quanto, insomma, perché chiaro ci sono tantissime cose da fare qua intorno. Però trovate sul mio sito tutte le varie informazioni, i miei vari consigli. Guardate che bello qua, vi faccio vedere anche qui intorno, insomma. Ovviamente eleganza e lusso, e come volete chiamarlo, insomma, veramente una struttura degna di nota, ma è chiaro, stiamo parlando di una delle catene top al mondo, se non la top, il Ritz-Carlton. Questo è l'ingresso principale. Quindi avete visto, in pochi istanti dalla stazione si arriva qui. Zona elegante, moderna, commerciale. E poi ovviamente, come vi ho detto prima, vi straconsiglio di andare a vedere anche il Ritz-Carlton di Kyoto,
perché è davvero in una cornice molto particolare e molto affascinante. Credetemi, prima di prenotare qua andate a vedere anche quello, in modo tale che potete poi decidere in base al vostro sentimento, al vostro feeling e tutto quanto. Quindi valutate entrambe le proposte, se volete stare ovviamente a Ritz-Carlton, e ovviamente valutate anche tutti gli altri posti che consiglio. Ma qui diciamo che siete davvero al top del top. Quindi, Ritz-Carlton di Osaka, come arrivare? Cosa si trova nelle vicinanze? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Poi quando uscite dall'hotel, come tornare alla stazione, ingresso principale o altri ingressi, insomma, ma da qua, da dove entrano le macchine, andate a destra, a questo incrocio a destra, e in un attimo arrivate alla stazione centrale di Osaka, da cui muovervi poi in tutto il Giappone. Non c'è altro da aggiungere, dicevo, Ritz-Carlton di Osaka, come arrivare, cosa trovare nelle vicinanze, venite a visitare il mio sito www.marcodanni.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!